Buongiorno a tutti, sono Massimiliano Bachetti, l'amministratore della specialità De Piceni Bachetti Food, un'azienda dell'Ascolano, produttrice di prodotti alimentari surgelati e siamo conosciuti un po' in tutta Italia per la produzione in special modo delle famose olive all'Ascolana. E sono molto contento, entusiasta di essere qui oggi con voi, anche se non fisicamente per la situazione pandemica, perché sia a livello personale che come azienda crediamo molto in tutte le attività che agevolano lo scambio, l'interscambio tra la scuola e le aziende. In questo caso oggi siamo qui per il PMI Day, che è un'iniziativa della piccola industria, quindi di Confindustria. E Confindustria, una piccola presentazione, possiamo dire che è l'associazione di categoria più importante in Italia per quanto riguarda gli imprenditori e le aziende, in quanto rappresenta 150.000 aziende in tutta Italia e rappresenta 5 milioni e mezzo di addetti, quindi diciamo che è un'associazione di categoria molto importante e autorevole sul territorio italiano. Ecco, ora vi ho parlato un po' della nostra storia, vi spiego invece oggi come siamo organizzati. Vi dicevo, io sono l'amministratore dell'azienda, quindi mi occupo tendenzialmente del coordinamento dei vari settori che ci sono all'interno della nostra azienda. Noi abbiamo un responsabile commerciale laureato in statistica che si occupa delle relazioni con i clienti acquisiti e di sviluppare nuovi mercati e nuovi clienti, quindi di cercare di aumentare i fatturati e le vendite per la nostra azienda. Poi abbiamo due ragazze in amministrazione che si occupano delle emissioni delle fatture, del controllo dei pagamenti, del controllo dell'entrata dei fornitori e di tutta una serie di operazioni che sono fondamentali in un'azienda. E poi abbiamo la parte della qualità, dove c'è sostanzialmente mia madre, che si occupa delle certificazioni che negli anni abbiamo acquisito, di cui la più importante è sicuramente la BRC, che è una certificazione internazionale che impone all'azienda degli standard qualitativi e sulla sicurezza alimentare molto al di sopra dei normali standard sulla sicurezza che abbiamo in Italia o comunque che ci sono in Europa. Eccoci qui nel mio ufficio, questa è la mia scrivania e vi vorrei raccontare un po' di come nasce la mia azienda. La mia azienda appunto nasce su carta, quindi il progetto nel 2003. È un'azienda familiare, quindi è un progetto che è nato in famiglia con mio padre e successivamente abbiamo avviato la produzione nel 2005 dopo aver edificato il capannone e aver acquistato i macchinari. L'azienda, dicevo, nasce come un'azienda produttrice di prodotti alimentari, in special modo le olive all'ascolana, e per prodotti freschi, quindi facevamo sostanzialmente olive all'ascolana fresche e le vendevamo nei ristoranti sia della zona ma soprattutto a Roma. Poi con il passare degli anni l'azienda è cresciuta, la produzione si è sviluppata, quindi abbiamo acquisito sempre più mercato e insomma abbiamo fatto anche degli investimenti per potenziare la produzione. Allora, questi sono i nostri prodotti, l'ultima linea che abbiamo tirato fuori come azienda. E sono delle confezioni da 250 grammi di prodotto già cotto, già fritto, e praticamente questo qui è una linea che abbiamo potenziato anche sotto la pandemia, quindi sotto il Covid, perché è un prodotto gastronomico, quindi già cucinato, ma all'interno di un sacchetto pronto a portare via. Quindi la persona che va, come dicevo, al supermercato prende il sacchetto, lo porta a casa, lo mette 10 minuti in forno e ha un prodotto di qualità e pronto. Buongiorno a tutti, io partirei dal raccontare il momento storico
del Covid, no? In cui tutte le aziende, tante aziende sono in crisi, in difficoltà. In realtà alcune aziende invece di essere in difficoltà hanno migliorato le loro performance. Teniamo conto, ecco, cosa fa la Vega. La Vega rappresenta un'icona di stile e tecnologia nel mondo degli ascensori. È leader mondiale del settore. Oggi fa parte di un gruppo che è uno dei gruppi più grandi del settore a livello finanziario, di un gruppo molto grande svedese, quotato in borsa, e quindi si può permettere di continuare ad assumere, continuare a crescere e aprire sedi nel mondo. Perché cosa facciamo? Noi abbiamo all'interno circa adesso 200 persone, abbiamo circa oltre 50 ingegneri e tecnici. E quindi se devo rivolgere un messaggio ai ragazzi è questo: la pandemia non è veramente un momento di crisi, per alcune aziende è un'opportunità. Quali aziende resistono di più? Quali aziende hanno resistito di più? Quelle strutturate, sia finanziariamente, quindi che non hanno difficoltà finanziaria, sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista tecnologico. Quest'ultimo punto è quello che riguarda i ragazzi, perché noi siamo sempre alla ricerca di talenti, continuiamo ad assumere. Solo quest'anno abbiamo assunto più di 14 persone e la maggior parte sono tecnici, tecnici specializzati, sia elettronici, meccanici, che hanno voglia di crescere. Io dico ai ragazzi che quando entrano in azienda il primo anno, i primi 2 anni devono essere di un momento di crescita, di formazione, non devono pensare all'aspetto economico, che verrà da solo. L'azienda, se la persona vale, lascia spazio di crescita. Che siano periti elettronici, che siano diplomati, che siano ingegneri, non cambia molto. Sono periti bravissimi e ingegneri bravissimi, dipende dalla persona. Quello che bisogna fare è impegnarsi. Oggi l'azienda Vega ormai è una realtà internazionale, fa parte di un gruppo molto grande, come ho detto poco fa, per cui che risenta il Covid è difficile che risenta il momento storico. Perché? Perché in questo momento abbiamo sviluppato apparecchi proprio per combattere la pandemia. Abbiamo sviluppato per esempio una lampada UV che all'interno dell'ascensore permette di disinfettare l'ambiente prima che entrino delle persone. È una cosa molto innovativa e che facciamo in collaborazione con multinazionali molto grandi. Una di queste è la Schindler, di cui siamo partner. Per quanto riguarda l'azienda, chiedo ai miei collaboratori di mettercela sempre tutta nel rispetto comunque della persona. Per noi è importantissimo avere alcuni capisaldi, alcuni punti chiave per evitare che il lavoro sopraffa la persona in termini di qualità del lavoro, di etica e rispetto del lavoro. Ecosostenibilità, ed oggi che siamo in un'azienda, un gruppo molto grande svedese, per noi l'ecosostenibilità, la classica detta anche economia circolare, dove noi cerchiamo di creare, ma quando alla fine del ciclo di lavoro del prodotto lo riprendiamo e lo ricicliamo, è diventato un must. Oltre che la sostenibilità, anche la possibilità di aiutare il territorio, sostenere il territorio, e noi cerchiamo di farlo in tutti i modi. Lo facciamo con mille risorse, mille attività, quali lo sport. E sport anche per diversamente abili, oppure iniziative sociali. Per noi questa parte è importante dell'azienda, oltre che il lavoro specifico che facciamo ogni giorno, che è una sfida. Oggi il mercato è mondiale, quindi è chiaro che non si risente la crisi se si vende in tutto il mondo, perché viene livellata la crisi. Magari oggi c'è crisi in un paese, ma un altro paese va meglio e viceversa. È chiaro che se si concentra solo su alcuni mercati, questo può creare dei problemi all'azienda. Questo è quanto, non aggiungerei oltre.